testi in cui sono riposti i cibi dal preciso significato simbolico, come l'uovo, simbolo di rinascita, l'uva e la mela, simboli di abbondanza. Annunciati da questa bella coreografia, ecco la Castellana, il capitano e il loro seguito. Il prezioso abito della Castellana è ricamato a mano e il mantello in seta è tratto da un mantello da cerimonia conservato al Victoria and Albert Museum di Londra. Il capitano indossa un abito color indaco ricamato a mano, raffigurante un cavallo alato tratto da una lastra in marmo che si trova nella cattedrale di Sorrento. Lo sfarzoso mantello riproduce la genealogia del Cristo. Credo solves par anni la forza mia e messa mai care uno suissa mas e mes dolsors os juns cors de sa fas e messa mai chi non fai mil secors e mes dolsor chi tam placens non regna e messa mai care in sa mai non degna. Per l'arte le suore benedettine portano in dono per la chiesa una tovaglia d'altare rappresentante l'albero della vita. Il trovatore ci allieta con una cobra dolce amara. Per i simboli la pace e la buona sorte sono d'augurio per tutte le genti. Seguono le moire, simbolo del destino incontrollabile dell'uomo, e le quattro virtù: giustizia, temperanza, prudenza e fortezza. Ecco le sette arti liberali, discipline fondamentali per istruzione superiore: grammatica, dialettica, retorica, geometria, aritmetica, astronomia e musica. Ma il simbolo certamente più caro alla contrada è Martino, rappresentato nell'atto di dividere il mantello con il povero. Vittoria al Paglio 4, 1957, 1967, 1992, 2003.